noi siamo andati, eravamo sulla strada per Erto, per questo lavoro che poi dovevamo fare insieme per questo spettacolo che si chiamava, il cui titolo era Storie di alberi e storie di uomini, e quindi servivano alcune immagini da mettere, da utilizzare nello sfondo di questa scenografia. E quindi siamo partiti questo giorno per andare a fare queste foto in quel di Erto, e mi ricordo insomma che strada facendo, poi sulla sinistra, lungo la strada, parecchi chilometri prima di arrivare a Erto, abbiamo visto questo, come si chiama, insomma, questo Luna Park chiuso, no? Con le giostre, quindi ci siamo guardati intuendo subito, fermiamoci un attimo, che qui c'è qualcosa di buono, anche se non avevamo le idee chiare, e ci siamo fermati lì e quindi c'erano queste giostre. Poi era ancora mattino, perché eravamo partiti da Udine, quindi era abbastanza presto. Ci siamo fermati, ci siamo intrufolati dentro e Luca ha cominciato a scattare un po' così questi giochi che sembravano abbandonati, con questa luce che saliva e cominciava a illuminarli. Era tra l'altro una mattina fredda. E quindi, non so, con una sorta di empatia che, insomma, possiamo dire di avere sulle immagini, a un certo punto ho visto questo trinno, mi sono intrufolato dentro, dicevo dai scatta, immaginando un po' che cosa potevi fare. Sì, poi c'è anche l'episodio di Beppino, è molto divertente, perché quando lo intervistavamo, io vedevo che tu facevi le foto e cercavo di spostarmi, no, a destra, a sinistra, perché intuivo dove andavi a fotografare, io facevo delle cose perché lui potesse tirare sulle mani, perché volevamo fotografargli le mani, quindi era tutto un gioco di sguardi tra me e te, no? E mi divertiva molto questa cosa. Vabbè, su Luca, questa storia che mi è capitato di raccontare più volte quando... Perché insomma, premetto, vabbè, mio padre è artigiano, quindi vengo dalla famiglia di artigiani, quindi lavori fatti bene, le cose, l'attrezzo giusto. Allora, la prima volta che ho conosciuto Luca, che mi era stato presentato da Claudio De Maglio, direttore dell'Accademia Nico Pepe di Udine, perché ho detto, hai un ragazzo sveglio, insomma un allievo, eccetera, che doveva farci da assistente in uno spettacolo che facevo con un mio carissimo amico e collega Fabio Alessandrini. Quindi mi ha detto, sì, ho la persona giusta, Luca, perché insomma sa gestire le luci, è sveglio, va bene. Allora, credo il primo o secondo giorno che lavoravamo insieme, dovevamo allestire questa saletta, quindi semplicemente attaccare dei neri alle pareti, fare insomma dei semplici lavori. Allora Luca disse, no, ma ci penso io, mi porto gli attrezzi, bene, perfetto. E quindi a un certo punto doveva fare i buchi su questa parete, mi pare che c'erano dei forare del ferro, se non sbaglio, no? Adesso non mi ricordo, sì, del ferro, credo. E quindi insomma vedo che tira fuori il trapano, mette le punte, eccetera, poi va su, e prima chiaramente di far partire il trapano con la punta e fa il foro, vedo che a mano gira il mandrino del trapano con la punta appoggiata sulla lamiera per fare quella bulinata che serve per evitare che poi, no, la punta sfugga via. Questo particolare mi aveva molto colpito, perché sono quelle cose che vedi fare o da uno che ha 90 anni, che ha usato il trapano per tutta la vita. E avevo chiesto, scusa, ma cioè, chi ti ha insegnato a usare il trapano in questa maniera? No? Mi dice, mio padre, perché insegna... Si insegna nelle officine meccaniche, insomma, gli istituti professionali. Insomma, questa roba qua mi ha colpito molto, perché ho detto, ok, è l'uomo giusto, no? Nel senso che ho detto, uno che usa questa perizia per dei dettagli così piccoli, so che è una persona di cui io posso dire, fai questa cosa, e so che la fa, e so che la fa bene. Infatti, insomma, poi c'è stata una bella intesa anche nel lavoro, insomma, al di là poi di questo episodio, però sapevo che era la persona di cui mi potevo fidare.
Ecco, quindi poi dopo quella collaborazione ci sono state altre occasioni di lavoro, una che è quella poi che ha fatto sì che scaturissero alcune foto che ha messo nel suo libro, e sono contento che ci siano in qualche modo, anche perché così mi sento partecipe, no, di quelle foto che sono venute fuori.